Gravina in Puglia è una città dalle grosse potenzialità, questo lo sappiamo tutti e tutti ce lo dicono. Il patrimonio archeologico, l'habitat rupestre, il patrimonio storico, edilizio, naturalistico, sono solo alcuni dei pregi che la natura e l'uomo hanno donato a queste terre. Mi piace definirla mamma Gravina, perché con quel suo senso materno che divide la città vecchia dalla città nuova, sembra quasi accogliere il cittadino o il visitatore. Per capire la bellezza di Gravina bisogna probabilmente osservarla con gli occhi del viaggiatore, del viandante, del turista anche di un giorno che viene qui e resta incantato da questo spettacolo. Bisogna probabilmente osservare nella luce dei suoi occhi cosa questo territorio ci può offrire. Perché ha resistito nei secoli all'astrazione del tempo dallo spazio, ha resistito alla svolta tecnologica. Purtroppo, paradossalmente, questo patrimonio rappresenta anche dei punti di criticità e delle emergenze. Quello che ho negli occhi in questo momento è lo skyline lacerato. Da qui viene fuori questa materia. Ma è una materia che non ha in sé né la decadenza della bellezza nostalgica, né non ha in sé neanche la morte. Mantiene comunque la vocazione a ricrearsi. Ed è da questo che nasce Siamo Tutti Tufi. Siamo Tutti Tufi rappresenta proprio questo figlioccio consapevole che questo luogo non può vivere di questo destino e che quindi deve darsi una mossa, deve cambiare il corso del destino. E lo fa da 2 anni, lo fa attraverso la lotta, lo fa attraverso la sensibilizzazione, lo fa attraverso la progettazione e pianificazione e lo fa anche attraverso un laboratorio urbano partecipato che è stato creato qualche mese fa, Gravina Borderline. È in questo percorso che Siamo Tutti Tufi e Gravina Borderline decidono di portare qui a Gravina la mostra Superurbano, rigenerazione urbana sostenibile. La mostra arriva da Padova grazie alla Fondazione Barbara Capochin, è stata già esposta l'inverno scorso nella Biennale Internazionale di Architettura ed è stata realizzata da grossi nomi dell'architettura italiana, da Michele De Lucchi e dagli architetti Boschetti e Francini. La mostra si pone come, diciamo, l'evento nodale di 3 mesi di laboratorio urbano partecipato, aperto alla cittadinanza dal basso, perché i contributi ovviamente della cittadinanza dal basso sono molto importanti, no? Ma aperti anche a workshop, seminari, incontri. Questi 3 mesi verranno anche caratterizzati da eventi di architettura zero e da placemaking, che organizzeremo in giro per la città e in giro per il territorio, perché lo sviluppo e il recupero di un centro storico passa attraverso azioni con la cittadinanza, ma passa anche attraverso azioni importanti sul territorio, sui luoghi. In architettura c'è l'archè e c'è la tecnica. La tecnica non può vivere senza l'archè, che è principio prima che comando, è elemento che dà vita. Riteniamo che la cultura sia il catalizzatore della metamorfosi urbana, un impulso vitale, rigenerante, che si diffonde per le vie ed investe le coscienze. Rigenerare partendo dalla cultura significa migliorare la qualità della vita. Se prendiamo come parametro il territorio, tutto cambia.
la città smette di essere l'unico referente inconscio dell'architettura. Un nuovo modo di stare, di pensare, di vivere, di insistere al limite. Rigenerare può voler dire ripensare ai luoghi marginali, ma anche intornare all'aperto, nel limite, che apre la terra e ne fa territorio, lasciando emergere le storie, che sono proprio queste storie che fanno dello spazio un luogo. A noi spetta il compito di traghettare nel minor tempo possibile queste terre verso livelli di felicità urbana più elevati e sicuramente condivisi. Credo sia un caso unico quello nel quale la natura e la mano dell'uomo si uniscano in una maniera così forte, così potente, no? Ed è proprio questo uno dei tratti caratteristici che sfuggono spesso alla percezione del gravinese. E con l'acqua che le genti che hanno attraversato Gravina hanno sentito e abitato questo territorio. Il laboratorio urbano Siamo Tutti Tufi ha l'onore e il piacere di presentare una vision interamente dedicata alla nostra città e al suo margine, in continuità con il lavoro svolto durante la rigenerazione urbana e con Gravina Borderline. Restando sul margine, proviamo ad andare oltre, proviamo a guardare in alto e soprattutto in basso, in una vision che tende a rendere fruibile il nostro margine da entrambi i versanti di questo canyon di cui è dotata la città. Con Superurbano cambia il nostro lessico. Un nuovo inquadramento territoriale, rivitalizzare, ridefinire, rigenerare, dismettere, saranno questi i temi con cui ci confronteremo.